come fa? Non c'è nessuno. Raul, carissimo. Ciao, come stai? Bene, è un piacere rivederti, anche per me. Oh Raul, allora, siamo venuti qui. Grazie per l'appuntamento innanzitutto che mi hai concesso. Prego. Avrei qualche domanda da porti. Sì. Sulla persona di Bartolomeo, logicamente. Ok. Ascolta, nell'intervista di ottobre 2012, quando ci hai illustrato la storia di Bartolomeo, raccontandoti in circa mezz'ora di video, è passato un po' di tempo. Sì. Sono passati quasi 2 anni. Da allora al tuo curriculum hai aggiunto l'esperienza fatta presso la struttura di Rainbow Magic Land. Come definiresti questa esperienza e cosa puoi dirci che ti ha portato di più rispetto a prima, se qualcosa in più ti ha portato? Beh, è stata indubbiamente un'esperienza difficile, perché per la dinamica, per la novità, per la dinamica di questo parco, per trovarmi in mezzo a uno staff di artisti, ballerini, provenivo da 6 anni in un parco dove eravamo in 2 artisti. È stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto persone davvero fantastiche e ho scoperto delle cose in più di Bartolomeo, mio padre, perché sono aumentate le difficoltà. Il pubblico rimane sempre quello, ma aumentano le difficoltà. Di quali difficoltà va a parte? Ci puoi fare qualche esempio? Beh, gestirmi da solo. Anche improvvisare, suppongo. Improvvisare molto di più rispetto agli anni passati e cercare di trovare il positivo nelle situazioni negative. Magari a volte c'era anche da trainare qualcosa in situazioni di difficoltà. Sì. Questo sì. Sicuramente professionalmente non era facile. No, per me. Ascolta, di positivo, che cosa ricordi riguardo a questa esperienza? Beh, già lo sapevo, un grande affetto da parte del pubblico, davvero tanto, molto. I want to break free. Che cosa ricordi di positivo in merito a questa esperienza? Beh, prima di tutto ho vinto un premio. Oh, è vero, ce ne stavamo quasi per dimenticare. Congratulazioni! Questo. L'Oscar di Bartolomeo. Questo l'ho vinto e mi fa molto piacere averlo. Meritatissimo, eh? Questo è quello positivo. Mi è stato consegnato dal pubblico. Addirittura? Sì. Questo lo mettiamo qui. E quindi vale tutto. E positivo, guarda, c'è sempre, quando si incomincia un'avventura nuova, si ha sempre paura, c'è sempre timore. Io mi ricordo che i primi giorni a Magicland sono stati un po' è stato sicuramente un'avventura difficilissima, ma i primi 2 giorni ancora di più, perché non sapevo in che modo gestire una situazione così grande, bella e colorata. Cioè, l'avevo già fatto. Sono dovuto ritornare a ricontattare alcuni tipi di energie, di mestiere, eccetera. E i primi 2 giorni, insieme anche al mio collega, abbiamo fatto fatica a prendere il ritmo. Poi dopo è andato tutto in salita. Senti, ma ci sono state anche esperienze negative, suppongo, vero? Sì. Purtroppo quelle non mancano mai. Tutte le esperienze professionali. Ma no, purtroppo sono sì. Allora, dillo te. Allora. E infatti lo sto facendo. Una delle esperienze negative, negativo in generale, che potrebbe riguardare la struttura, l'esperienza, cosa potrebbe essere, cosa potresti dirci? Non lo so se si può dire il negativo. Di sicuro si è trasformato da un qualcosa di negativo, ma che comunque si è trasformato in positivo per me. Il fatto di non essere considerato proprio al 100% come un artista. Però questo mi accade sempre e mi accadrà sempre per un semplice motivo. Ho scelto il pubblico, non ho scelto di esibirmi per gli uffici. Certo, sicuramente. Ed è una gratificazione assente. Sì. Anzi, l'assenza di una gratificazione. Io so che tu mi vuoi chiedere perché ho vinto l'altro premio. Eccolo qua. Raccontaci qualcosa. Anche se possiamo intuire.
Guarda, è molto semplice. Sono attapirato perché per un po' di tempo si può usare la parola sono disoccupato, pur rimanendo in movimento, nelle circostanze. Non sono più occupato in un parco divertimento per il momento. E sono attapirato per quello che dicevo prima, perché mi dispiace per il pubblico, che però rincontrerò sicuramente. Effettivamente è una senza pesante, perché se ricordi all'inizio, quando tu andassi a lavorare da Rainbow Magic Land, ci furono diverse perplessità. Sì. Anche noi avevamo tali perplessità. Però effettivamente sei stato molto richiesto, tantissimo. Tant'è che alcune persone, alcuni ospiti, ti hanno definito come una vera e propria attrazione. Non eri solamente un pre-showman, eri davvero un'attrazione, l'attrazione anche dei grandi, non solo dei piccoli. A cosa pensi sia dovuto questo enorme successo? Perché di successo si parla. Soprattutto per quello che ho detto prima, mi sono sempre concentrato ad essere uno strumento per il pubblico. Io so che Bartolomeo, il mio clown, diventa il padrone di casa in ogni luogo dove lui va. Non la mascotte, che è differente la mascotte, ma il padrone di casa è un po'... Bartolomeo è il figlio Rouge che nel corso della giornata il pubblico incontra dalla mattina e arriva a sera. E poi il feeling, la pelle così forte con il pubblico c'è perché Bartolomeo sostanzialmente sta in mezzo al pubblico, utilizza il pubblico per le sue gags e quindi penso che sia tutto qui. Anche nei momenti più difficili, il ruolo del clown alla fine è proprio questo. Nel corso di 2 stagioni, durante gli spettacoli, ci sono magari stati dei momenti in cui si è rotto un attrezzo, è accaduto qualcosa di delicato. Ecco lì che c'era sempre presente Bartolomeo, non lasciava mai il vuoto, il buco. Una presenza importante sia per il pubblico, ma soprattutto, questo mi piace dirlo, per lo staff artistico, per i ragazzi. Penso di essere stato un punto di riferimento. Ascolta, Bartolomeo, o Raul, fra le strutture per le quali hai lavorato, ce n'è una che hai preferito per questioni di esperienze fatte o per altri motivi? Beh, è stato sempre tutto in salita. Porto i parchi dove ho lavorato tutti nel cuore, per le situazioni, per le persone che ho conosciuto, per le persone che ho lasciato. Però logicamente il mio cuore è là dove sono nato, effettivamente. Ti parlo di 18 anni fa a Mirabilandia. Il parco è cresciuto non solo con me, però posso dire di averlo visto crescere. Poi la vita ti porta a prendersi, a lasciarsi, chissà magari a ritornare. E così nel tempo hai cambiato diverse strutture, sei passato attraverso la città. Sì, ho avuto anche esperienze, come dicevo, anche all'estero. Ho potuto anche ampliare la visione che fuori nel mondo, magari le cose che noi qui concepiamo come grandiose, in realtà sono anni che le hanno già fatte fuori. Nel tempo, insomma, hai avuto modo di formare un curriculum meno indifferente. Sì. Assolutamente. E c'è una struttura verso la quale lavoreresti volentieri al momento? Una di tuo gradimento, una che preferisci, insomma, tra le tante. L'ultima non vale, eh? Beh, essendo io un artista all'antica, ti direi che la struttura che mi piacerebbe è quella che mi dà da mangiare. Ma, eccezione fatta per l'occhio. Penso di avere accumulato così tanta esperienza che qualsiasi posto, qualsiasi luogo dove vogliono avere Bartolomeo va bene. Ogni giorno. Ma nel cuore una ce l'avrai nel cuore, una preferita, una nella quale vorresti assolutamente prestare servizio, vorresti far vedere di cosa è capace Bartolomeo. Ci sarà sicuramente un posto che
A me piacerebbe tanto fare del cinema. Andiamo. Effettivamente sarebbe sicuramente un bel salto, però. Guarda, ti dico una cosa, ci sono in ballo parecchi progetti. Sono praticamente. Sono disoccupato, tra virgolette, ma sono preso da tantissimi progetti. A tal proposito, quindi, visto che mi hai nominato il cinema, sì. Visto che hai molta capacità, tu preferiresti giocare in campo, quindi un ruolo più da creativo, oppure essere una sorta di coordinatore? Beh, è bella questa domanda. Io ho sempre pensato che non potrò sempre indossare Bartolomeo. E più passano gli anni, più ho accumulato l'esperienza per trasmetterla. Io penso che la fine, tra virgolette, o l'inizio di Bartolomeo possa magari essere quella di coprire un ruolo come, se non proprio come, sto per dire una cosa grande, no? Se non proprio, no, non mi piace dire direttore artistico. Ultimamente ho conosciuto delle persone in gamba, tante persone che insieme fanno uno staff di persone che sono la direzione artistica. Il direttore artistico, secondo me, normalmente si fa la piramide, il vertice. A me piace pensare che il vertice sia opposto. Ci sta il pubblico, le persone che lavorano per il pubblico, le varie dirigenze, e sotto, ma molto sotto sta la direzione artistica o l'amministratore delegato, chiamalo come vuoi. Mi piacerebbe riuscire a far parte di uno staff di persone che vogliano usare quello che ho imparato in tutti questi anni di lavoro. E quindi magari un consulente artistico, ma ribadisco, far parte di uno staff di persone che insieme sono la direzione artistica. Quindi non giocare da solo, tra virgolette, si può dire. No, se c'è una cosa che ho imparato è che da soli si rimane fermi. Insieme si va molto molto più lontano. E il lavoro in team, effettivamente. La statistica si vede che premia sempre, dimostra moltissimo di cosa è fatta la squadra, di cosa soprattutto potresti riuscire tu. Ascoltami, a tal proposito di quello che puoi riuscire o che puoi non riuscire, qual è il pregio più grande che potresti attribuire a Bartolomeo? L'umanità. L'umanità. E il difetto? ti ho punto sul vivo, Bartolomeo. Bartolomeo è gira la ruota. Bartolomeo è un bambino, e i bambini non hanno difetti, hanno solo bisogno di imparare. Imparare che cosa, poi non lo so. Forse non è che Bartolomeo non ha difetti, più Raul, che è il suo curatore, che ha il difetto di non osare troppo per Bartolomeo. Io mi ricordo un particolare, ero in Corea, ero a Seul. Stavo chiedendo infatti cosa intendevi dire. Ero a Seul, ero in Corea. Dovevo sostenere il provino tra me e altri clown per quella parte di clown di questo spettacolo molto importante. Io ero agitatissimo. Bartolomeo, come sai, siamo due cose differenti. Mi ha detto: senti, facciamo una cosa. Tu rimani qui in camerino, ci penso io. Ho lasciato fare a lui e poi sono entrato nella produzione di quello spettacolo. Il clown non ha mai difetti. I difetti ce li hanno le persone che indossano la maschera del clown. Una volta che entri in scena e sei e che fai il clown, cioè che sei il clown, sono pochi i difetti. Ok, per i difetti ti passo. D'altronde te li sei intestati tu, se così vogliamo dire. Quindi effettivamente hai detto una cosa vera. Bartolomeo è un'impersonificazione, l'impersonificazione ha difetti se il difetto è colui che l'ha creato. Nella tua carriera è abbastanza lunga. Ma non lo so se è un difetto essere precisi, non accontentarsi mai di quello che si è fatto, cercare la performance perfetta.
non so, sono questi difetti e loro ne ho tantissimi. Mi accontento mai di me stesso, figurati se mi accontento degli altri. Chiedo, pretendo molto da me, pretendo tantissimo dagli altri. E che purtroppo mi rendo conto che gli altri non hanno i miei stessi tempi, i miei stessi ritmi. Forse questo sono i miei difetti. Ti sei mai sentito imbarazzato mentre lavoravi davanti al pubblico di vario genere, sia teatro, sia di parco? Ti è mai capitato di sentirti imbarazzato? È difficile che un clown si imbarazzi. Mi imbarazzano... No, perché una regola precisa che anche trasmetto e insegno a chi vuole imparare in questo mestiere bellissimo, che è l'arte del clown, è di non giudicarsi. L'imbarazzo scatta nel momento in cui tu ti giudichi. Si può dire giudichi? Sì, certamente. Poi non c'è. E invece... No, scusami, non è finito. No, sostanzialmente è difficile che mi imbarazzano più le persone che non capiscono che hanno di fronte una cosa. E guarda, sì, imbarazzano l'ignoranza, sostanzialmente, che è la madre di tutti i mali. Invidia, gelosia, tricche-tracche e mortali. Sono d'accordissimo. Un'altra domanda te la voglio fare. Nella tua carriera sicuramente ti è capitato di incontrare qualche personaggio famoso, comunque molto conosciuto. Ci dici qualcosa a riguardo? Ce la puoi dire qualcosa? Se ti è capitato? Sì. Perché sicuramente ti è capitato. In questi ultimi 8 anni che Bartolomeo ha incominciato a essere non famoso, a me piace dire sempre che Bartolomeo, come tutti gli artisti della sua specie, non è famoso, è popolare. Abbiamo visto un sacco di persone. Io proprio ci devo andare a sbattere addosso a queste persone quando lavoro live, nelle improvvisazioni, durante i pre-show, perché, come tu sai, quando mi tolgo gli occhiali sono miope e non vedo. Molte persone famose, attori, attrici e quant'altro, ci hanno tenuto davvero molto a fermarmi, a farmi complimenti, e te ne potrei elencare tantissimo. Sono amico e fratello d'arte con tante persone nel suo business, ma molte mi hanno visto lavorare, ma che poi hanno fatto i complimenti alle varie direzioni, eccetera. Ne ho incontrati tanti. Non ho mai avuto l'onore di collaborare con nessuno di loro. Forse potrei citare Gianmarco Tognazzi, che molto spesso veniva a Zoo Marina a vedere gli spettacoli, però era molto interessato a vedermi lavorare. Poi dopo ci siamo anche rincontrati a Magic Club, quindi fossimo amici di vecchia data. Quindi comunque hai avuto modo di essere osservato da persone di spicco? Sì, sì, sì. Molto spesso anche mi fermavano, mi facevano i complimenti, e poi i miei colleghi di lavoro mi dicevano: ma guarda quella persona lì è questo, guarda quello è quell'altro. E vabbè, tu, per me il pubblico è il pubblico. Regine, imperatori o altro, per me c'è il pubblico. E un segreto di Bartolomeo, del quale pochi sono a conoscenza? C'è un segreto, se no non sarebbe segreto, lo so, altrimenti non sarebbe un segreto. Però ci sarà qualcosa che puoi svelare in questo frangente, dai. Guarda, forse il segreto, che poi non è tanto un segreto, ma è quello che non lo è, perché lo voglio trasmettere a chi vuole, ripeto, fare il clown, la caparbietà di non fermarsi a dare ascolto alle persone che ti vorrebbero mettere in testa che non andrai mai da nessuna parte, che il tuo unico, la tua più grande aspettativa lavorativa potrebbe essere, una volta uno mi ha detto, guarda, non hai aspettative lavorative future, tu al massimo puoi andare a lavorare ai gonfiabili. Magari aveva anche ragione, chi lo sa. Oppure un altro mi disse: non pretenderai che io elimini 2 ballerine per tenere te.
tornando al discorso, il segreto è essere molto umani, caparbi. Se sai che una cosa funziona, non lo dico a chi ascolta, vacci a busso, come direbbe il mio maestro Clown Jean, vai a busso, non ti fermare, anche perché poi alla fine è la strada più difficile, ma poi alla fine ti porta a raggiungere gli obiettivi. E a proposito degli obiettivi, c'è un sogno particolare che Bartolomeo vorrebbe raggiungere? Un obiettivo particolare? Ma guarda, una volta pensavo di poter andare a Monte Carlo e vincere il Clown d'Oro. Poi ho scoperto il mio limite. E come dico sempre, ho cominciato questo lavoro qui, il mio limite è qui, io adesso sono qui. C'è ancora tanto di strada da fare. Mi piacerebbe far parte di un bel staff di persone, soprattutto giovani, e diventare un importante punto di riferimento, magari anche in un parco di divertimenti. Cioè... che il pubblico venga non solo ed esclusivamente per salire su un roller coaster, ma che venga perché sa che là c'è un importantissimo punto di riferimento artistico. Un po' come è successo a noi. Molte persone venivano lì anche per te. Diciamo di sì. Scusami Raul, che cos'è questo chip fatto? Ce ne puoi parlare? Perché non ho sentito parlare di mezzotte, ma non ho ancora capito cosa sia. Chip factor, il fattore clown che è dentro di me, praticamente succede questo. Dopo che mi sono esibito con il pubblico, molto spesso mi sento dire: ma che bravo che sei, mi piacerebbe fare come te. Ci sono delle scuole che mi insegnano a fare, ecco la parola chiave, a fare il clown, e io rispondo loro da 18 anni. Il clown non si fa, il clown si nasce, ma tutti siamo clown. Difficilmente lo si scopre nel corso della vita, ma nell'odierno facciamo delle cose che sono molto comiche, molto tragiche. Per cui mi sono sentito di dare una risposta, ma è più una mia esigenza personale, in questo senso. I 18 anni di esperienza, da qualche parte devono poi pure andare a finire. 18 anni e poi speriamo qualcosa di più. Per cui mi sono messo a studiare su di me, sul mio percorso personale, delle tecniche, degli esercizi, che non è altro che gioco, di far giocare le persone, per tirare fuori da loro, di far salire, di mettere in evidenza il clown che è dentro di me. E quindi, quando posso, organizzo dei corsi di clown. Per questa intervista ringraziamo il Teatro Stabile di Ostia Antica, a via Cardinal Cibo numero 4, e grazie a te Raul che ci hai dedicato tutto questo tempo e ci hai dato un sacco di visita. Ma grazie a voi. Grazie mille, mi ha fatto veramente piacere rivederti. Ah, a proposito. Cosa sta facendo? L'ultima volta hai lavorato a Rainbow Magic Band. Ci dici che ti hanno remunerato 5 milioni di euro. Ma con questi 5 milioni di euro ci dicevano che vorresti fare il... 5 milioni di euro? Esatto, 5 milioni. Erano 6, scusa, ricordo male. Siamo partiti le domande, ti stiamo registrando, anzi. 5 milioni di euro non erano nemmeno qua, erano tutti altri qua. Aspetta, stop. No, fermi, scusatemi. Aspetta, stop. Cambio. sicuramente la tua assenza. No ragazzi, come fate così? Un attimo, lo doveva dire lui, poi glielo passavo. No, dai.
ma subito me la fa, questa è la domanda subito. Eh sì, volta la seconda. Ma tranquillo, la rifacciamo. Vai con la seconda. Vai con la seconda, vai. Ribattiamo con la seconda. Sì. 3, 2. No. Vai. Ho detto che qua ridevamo. Aspetta, la mano, aspetta. Spingi. No, aspetta, che te do la mano. Questa è da mettere. Mi chiudo nella casa banca, ma hai visto troppo?